Beer Full Attraction 2024 continua. Ci troviamo allo stand di Perrella Network, il network di riferimento per la ristorazione e il food service non solo nel sud Italia ma ormai in tutto il territorio italiano. Siamo in compagnia di Alfonso Oliva, il responsabile di sviluppo business dell'azienda. Alfonso, benvenuto. Ciao Fabio, grazie. Allora Alfonso, diciamo innanzitutto in un minuto, qual è la storia di Perrella Network? Aiuto, in un minuto è difficile perché in questa azienda ci lavoro da 32 anni. Ho vissuto effettivamente tutta l'evoluzione, dove siamo partiti che eravamo un'azienda che importava birra, abbiamo evoluto il discorso del mondo del superalcolici, poi abbiamo ampliato in tutto quello che è il consumo fuori casa del mondo del liquido. Abbiamo avuto le nostre esperienze quindi nella nostra campagna, prima nelle nostre province di appartenenza, che sono state Salerno e Avellino, poi ci siamo espansi in Campania, toccando poi, entrando che dal mondo del bere siamo passati al mondo del food. In uno startup iniziale ci ha dato una forte mano il mondo della pizza, venendo dalla Campania, siamo approdati su Napoli, siamo entrati, però la cosa importante è che nel nostro modello di vendita, che è stato quello là diverso, o quantomeno il nostro modello di vendita, dove abbiamo sempre creduto nella visione umanistica di fare business, nella formazione dell'uomo. L'uomo per noi è stato posto sempre al centro, sia nella parte formativa, abbiamo sempre creduto e abbiamo sempre investito nella figura professionale, in tutte le persone che ci vedono coinvolte nella nostra filiera, che sono il produttore, e dare supporto al produttore. Il nostro lavoro è avere una rete vendita che abbia conoscenza e competenza e un supporto. L'approccio che abbiamo fatto adesso, l'Academy che abbiamo costruito su Napoli, dove i nostri clienti possono accedere per avere delle risposte a delle domande. Non abbiamo la presunzione di insegnare qualcosa a qualcuno, ma sicuramente abbiamo messo su un'organizzazione dove ci sono persone deputate a dare risposte a delle domande. Questo ci ha dato la possibilità ora che da Salerno, Napoli, quindi Campania, poi abbiamo iniziato ad espanderci per diverse regioni e fortunatamente oggi questo lavoro ci ha portato a essere presenti oggi in 7 regioni, toccando le 4 aree che per noi sono importanti, quindi le 4 aree di prodotti, dove sono artigiani del gusto, che è un paniere che raccoglie una gamma di prodotti che hanno una loro particolarità, unicità. Ci sta il mondo Birfellas, che è il mondo della birra, ci sta il mondo Alchimie Indipendenti, che è il mondo dei distillati, ci sta il mondo di Perrella Collection, che è il mondo della cantina. Proprio Birfellas, nel caso specifico che stiamo parlando, dove oggi siamo ospiti, ci sono, per ogni settore ci sono i category manager. Per il settore della birra ci sta in questo momento Michele Camastra, che ci tengo a dirlo a tutti, è stato un mio mentore per quanto riguarda la parte formativa in questo percorso e al quale ora cedo la parola. Bene, allora vieni qui Michele. Michele Camastra, 46 anni di onorata carriera in questo settore, nelle birre e comunque tutto ciò che ha a che fare con il mondo birra, benvenuto. Grazie, ovviamente benvenuti a tutti voi. Sì, mi sono sempre occupato, diciamo, di quello che era il modo per migliorare come trattare, gestire e soprattutto servire le birre, cercando di dare dei consigli anche sugli abbinamenti, ma soprattutto poi anche sul consumo responsabile delle birre, perché non dobbiamo dimenticarci che comunque nella birra c'è una piccola quantità di alcol, quindi è sempre bene suggerire, e suggerisco anche a tutti gli amici di acquistare online un alcol test che non costa tantissimo. E soprattutto prima di mettersi in macchina, provatevi. Basta aspettare un quarto d'ora e l'alcol test scende sotto lo 0,5. Ma davvero, credetemi. E questo garantisce a tutti il modo di bere sano, di bere responsabilmente. È un bel modo per andare a parlare della vostra divisione birra, quella di Perrella Network. In breve, in meno di un minuto, quali sono le referenze che oggi presentate qui a Beer Food Attractions?
Allora, abbiamo, diciamo che Perella Network distribuisce due grandi divisioni di birre, un mondo, diciamo, delle birre, dei birrifici un po' più grandi, un mondo dei birrifici medi, ma soprattutto un mondo dei piccoli birrifici, che è quello che qui di Birfellas oggi rappresentiamo, che è un mondo molto particolare, dedicato agli independence pub, a coloro che non vogliono avere, diciamo, dei contatti con delle relazioni con i grandi birrifici, e c'è tutto un mondo, ma soprattutto c'è un mondo anche di consumare queste tipologie di birre, che sono differenti ovviamente, per cui noi siamo in grado davvero di accontentare tutti, ma soprattutto di informare e formare tutti, e questo è il nostro obiettivo con l'Academy che abbiamo aperto a Napoli, dove settimanalmente facciamo dei corsi di formazione sia per la nostra clientela ma soprattutto per i nostri clienti. Poi ovviamente anche allora i nostri clienti cerchiamo di consigliare sempre come trattare, gestire, servire le birre che loro scelgono nel migliore dei modi. Deve essere un obiettivo che deve iniziare a fare un po' di cultura della birra in Italia, cosa che manca da un po' di anni. E allora Michele, noi mentre tu parlavi abbiamo visto l'indirizzo di posta elettronica al quale tutti loro possono scrivere per avere maggiori informazioni sui servizi e i prodotti distribuiti da Perella Network. Io prima di andare via la domanda devo fartela: quando vieni qui e incontri tantissimi amici, colleghi, che con le relazioni che hai sviluppato in questi 46 anni di attività, poi a un certo punto dirai: va bene, ciao a tutti, vado via, dovrai guidare un'auto. Come fai dopo aver assaggiato tanta birra? È sempre con il vecchio sistema, quello di misurare. Io nell'auto ho 2 chilometri per garanzia, perché uno potrebbe rompersi, no? Basta misurarsi, e se sei appena sopra, allora basta aspettare un attimo. Poi devi essere bravo ovviamente anche andare a bere delle birre dagli amici. Gli amici le birre le spillano bene. Se le birre sono spillate bene, davvero sono digeribili. Se invece non sono spillate nel modo corretto, diventano indigeste e quindi ti riempiono lo stomaco. E quando ti riempiono lo stomaco, rischi davvero di andare troppo oltre. Ma essendo amici, ovviamente le spillano bene. Michele, grazie per il contributo, grazie anche ad Alfonso Oliva che nel frattempo, grazie a te. Grazie a voi soprattutto, mi raccomando, controllatevi sempre, bevete in modo responsabile, va bene per tutti. E noi continuiamo con il nostro giro itinerante all'interno dei padiglioni di Beer and Food Attraction 2024.